Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta dell'Evangelizzazione nel mondo contemporaneo, l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di San Paolo VI. È attuale. Sta scritta nel 1975, ma è come se fosse scritta ieri, è attuale. L'evangelizzazione è più che una semplice trasmissione dottrinale e morale. E prima di tutto testimonianza. Non si può evangelizzare senza testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo, Verbo incarnato nel quale la salvezza si è compiuta. Una testimonianza indispensabile, perché anzitutto il mondo ha bisogno di evangelizzatori che gli parlino di un Dio che si conoscano e che sia loro familiare. Non è trasmettere una ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no. È trasmettere Dio che si fa vita in me. Quello è testimonianza. E inoltre l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. Pace e bene a tutti e benvenuti a questo consueto spazio del mercoledì pomeriggio. La parola a Francesco e ai giovani. E oggi davvero sono circondato da giovani. Intanto ve li presento: Gianluca, Giuseppe, Suami, Emanuele e Rosmi. Benvenuti. Sono dei giovani scout di San Giovanni Rotondo. E sono volti anche a voi familiari perché spesso ci vengono a trovare e condividono con noi questo spazio. Benvenuti ragazzi. E poi intanto ho qui alla mia sinistra un caro amico, un attore foggiano, Dino La Cecilia. Poi più tardi, Dino, con te parleremo delle belle sorprese che ci hai portato qui a condividere con noi. Ma intanto ecco con voi, cari ragazzi, con te Dino, vogliamo condividere quanto oggi Papa Francesco ha detto nella catechesi del mercoledì. Riferendosi all'Evangelii Nuntiandi, questa esortazione apostolica di Paolo VI, ormai un documento del 1975, il Papa dice che è attualissimo questo documento, sono attualissime le parole che ci propone, i concetti che offre alla Chiesa. Infatti il Papa sta parlando dell'evangelizzazione, dello zelo apostolico e prende proprio spunto da questo documento per parlarci di che cosa significa l'evangelizzazione oggi. E il Papa lo ha definito la Magna Carta dell'evangelizzazione e si pone a noi con una freschezza ed un'attualità davvero spregiudicate. E intanto io passo anche a presentarvi un altro ospite d'eccezione di questo spazio, un sacerdote, un evangelizzatore, possiamo dire, un evangelizzatore dei giovani, giovani che vivono in una condizione particolare, perché Don Claudio Burgio, ecco, Don Claudio, benvenuto. Benvenuto, grazie, ciao a tutti. Grazie a te per aver accettato questo invito, davvero per me oggi è un onore averti qui, perché Don Claudio, ecco, secondo me tu hai davvero una grande responsabilità nel tuo essere evangelizzatore in un luogo dove la parola sembra quasi essersi disseccata, invece in quel terreno arido trova una nuova rifioritura, una nuova primavera. Abbiamo salutato da appena un giorno la primavera e io credo che tu sia davvero uno dei testimoni di questa primavera. Sto parlando del tuo compito tra i giovani carcerati nell'ospedale, nel carcere Beccaria di Milano. Ci puoi parlare un po' di questa tua esperienza con questi ragazzi? Io ti chiederei subito questo, ti rivedi in questa definizione? Cioè, il mondo ha bisogno oggi più di testimoni che di maestri, ha detto Papa Francesco, riprendendo proprio la parola di Paolo VI. Ti rivedi in questa espressione? Mi ritrovo moltissimo, perché quando tu arrivi in un carcere minorile, soprattutto di questi tempi, io sono al Beccaria da 17 anni, tu non hai da predicare nulla, non hai da insegnare nulla, puoi solo ascoltare, puoi solo cercare di percepire nell'incontro con questi ragazzi come si muove lo Spirito di Dio. E allora se ti è dato per grande gratitudine di diventare padre, di diventare testimone, questa è una cosa molto bella, ma non la si ottiene subito ovviamente.
prima bisogna proprio immergersi in quelle celle, bisogna lasciare che il tempo permetta anche una vera conoscenza, un rapporto educativo profondo. E allora, dopo 20 anni, posso dire che vivendo anche in comunità, vivendo a fianco di questi ragazzi, è vero, la testimonianza poi diventa un percorso che ti impegna, ti responsabilizza. Sono dei ragazzi che in fondo chiedono una paternità. E allora tu, prete, capisci che non bastano le parole, ma occorre proprio la tua vita perché sia un po' più credibile, un po' più coerente. Intanto veramente ti ringrazio per la tua testimonianza e voglio ringraziare anche per questo contributo video che ora manderemo il Centro Pime di Milano e il Servizio della Pastorale Vocazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Sono alcune immagini dove meglio possiamo conoscere chi sei e cosa fai. Le vediamo insieme, Don Claudio. Mi chiamo Don Claudio Burgio e vivo qui a Vimodrone, in questa comunità di accoglienza che ospita ragazzi adolescenti tra i 14 e gli oltre 20 anni. Sono ragazzi che arrivano da percorsi di vita particolari, alcuni di loro, la maggior parte, hanno commesso reati, quindi sono qui inseriti nella nostra comunità dal Tribunale per i minorenni per fare un cammino di liberazione, potremmo definirlo così. Vivere con loro significa entrare nel loro respiro e respirare con loro significa anche a volte dover in qualche modo affrontare pagine di vita molto complicate, molto complesse, molto tristi, dolorose. Significa accompagnare la loro sofferenza, vuol dire entrare in quello che è il loro dolore, ma che in qualche modo li connota da una vita intera, già da quando sono piccoli. Significa accompagnare questo dolore per trasformarlo però, perché non rimanga tale. E allora respirare la vita qui significa aiutare questi ragazzi a respirare un clima diverso, soprattutto per esempio nella fraternità, nell'amicizia, in un modo di rapportarsi tra noi che sia meno legato all'interesse, ai soldi, al successo, ma che sia un rapporto il più possibile autentico. Ho scoperto in questi anni che c'è un grande desiderio di paternità da parte di questi ragazzi ed è una paternità che però non puoi ricavarla dal ruolo. Questi ragazzi ti fanno diventare padre, ti chiamano a diventare una figura capace di generare cambiamento, generare una mentalità diversa rispetto magari ai vissuti pregressi che li hanno condotti in carcere o qui. Questi ragazzi hanno bisogno di padri e penso che un prete, nel pieno senso della sua azione ministeriale, lo sia, lo possa diventare. Se però te lo concedono loro, non lo sei automaticamente in quanto prete. Don Claudio, c'è qui Suami che vuole farti una domanda. Beh, Don Claudio, il Papa oggi ha detto, sì, il Papa ha detto che per evangelizzare abbiamo bisogno di vivere una fede che ci trasformi. Tu con i tuoi, cioè con la tua fede sei sempre riuscito a trasformarli, i ragazzi? Eh beh, la fede è un dono, eh? Non basta diventare prete, non basta essere battezzato, è qualcosa che devi sempre rimettere a fuoco attraverso gli incontri che fai. Per me l'occasione per rigenerare continuamente la mia fede sono i ragazzi che incontro, sono le persone che incontro. Unite alla parola di Dio, perché è la parola di Dio che ti permette anche di interpretare i tuoi giorni, di trovare un senso, una direzione. Le storie che incontri sono storie spesso drammatiche, difficili, piene di sofferenza, di dolore, però dentro il dolore capisci e percepisci che c'è un desiderio di vita molto bello, no? E allora il Vangelo ti aiuta a ritrovare questo desiderio. Allora anche per me è un cammino, diceva l'intervista che abbiamo visto insieme. È vero, cioè non è che uno diventa prete, diventa padre semplicemente perché è ordinato prete, ma uno lo diventa se ti è concesso, se questi ragazzi riconoscono in te
una figura di padre. Allora le tue parole, i tuoi gesti diventano capaci di trasmettere e di generare un cambiamento. Altrimenti rimani un po' paralizzato ai tuoi schemi, alle tue convenzioni, e questo non affascina molto i ragazzi. Quindi un po' ha ragione Gandhi quando diceva che un cristiano che sarebbe diventato cristiano se avesse incontrato un cristiano riconoscibile senza dire una parola. Ecco, a volte è un po' così. Noi preti, specialmente, siamo chiamati a predicare, a dire tante parole, no? A volte anche fin troppe. Con i ragazzi con cui vivo non hai bisogno di dire molte parole su Dio, perché alla fine loro lo percepiscono a volte più di me, quindi sono io che devo ascoltare loro. Grazie Don Claudio, grazie di questa chiacchierata, ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Qual è la domanda più frequente che mi pongo? Una di quelle cose che sembra normale alla mia età. Come sarà il mio futuro? Che tipologia di mondo vorrei? Mi piacerebbe essere quello che attraverso la vita degli adulti che mi circondano mi sembra bello. Potrei essere un architetto, un poliziotto, un artista, un meccanico, un ingegnere, un professore, un archeologo. Ecco, sì. Un archeologo, perché no? Immaginate, avere la fortuna di riportare alla luce il bello che la storia, il passato ci regala, prendere ogni giorno coscienza di quanto l'uomo possa essere stato artefice di così tanta bellezza. Già, la bellezza. Una bellezza che però deve necessariamente specchiarsi nella bellezza del mondo interiore dell'uomo. E mi chiedo, come può l'uomo disegnare, costruire, ideare cose così stupefacenti e poi riuscire allo stesso tempo a strapparsi e distruggere dentro con la pratica del brutto, dell'ignobile, della cattiveria, della menzogna, del sotterfugio, del compromesso? La bellezza del mondo e di ciò che vediamo ha bisogno di essere un tutt'uno con ciò che siamo e decidiamo di essere. E come potrebbe essere possibile decidere quel bello se non si praticano le virtù del dovere, della solidarietà, dell'onestà? Come possiamo asserire di essere al mondo se di esso ne facciamo parte con disvalore? Potrei essere anche un dirigente. Sì. Come Francesco Marcone, ucciso quel maledetto giorno del 31 marzo del 1995 a Foggia, da chi il mondo certamente lo vuole brutto, un mondo nel quale il profitto sporco giustifica anche la scelta di chi deve vivere e di chi deve morire. Francesco, stai pur certo che questo l'ho capito. Qual è la domanda più frequente che mi pongo? Ecco. La risposta a questa domanda credo che sia camminare. Camminare. E camminare. Camminare ogni istante, abbracciato all'esempio del giusto. Grazie. Facciamo un applauso, ragazzi. Camminare. Abbracciati all'esempio del giusto. Tu parli di redenzione in questo pezzo. Intanto parliamo, ecco, diciamo da dove è tratto questo pezzo, da un'opera teatrale. Questo pezzo è la genesi da cui è tratto poi lo spettacolo teatrale Le maniche vorrei.
Questo qui fu, diciamo, lo scritto per un video di 5 minuti che, con il quale facemmo partecipare un ragazzo del liceo classico, Gian Domenico Balta, che saluto, e, per un concorso a livello nazionale col Ministero della Pubblica Istruzione e che vinse il premio nazionale. Lo spettacolo poi, che porta lo stesso titolo, Le mani che vorrei, è uno spin-off che nasce da questo progetto e che vede impegnati all'interno dello spettacolo me e l'altro attore dello spettacolo, che è Vincenzo Russo, nonché poi anche scrittore della scrittura di scena teatrale. E io e lui nello spettacolo siamo due fratelli, Rocco e Lorenzo. Un po' come Caino e Abele, perfettamente, no? Lorenzo, che interpreto io, ha scelto tutt'altra strada, il fratello minore rispetto a Rocco. Io ho scelto una strada brutta, quella della criminalità. E mio fratello, pur di starmi vicino, pur di cercare di instillare in me il seme della vita che può cambiare attraverso l'esempio, cioè io sentivo le parole di Don Claudio che risuonavano davvero come una grandissima conferma anche del lavoro che noi abbiamo fatto, cioè quello che si può parlare fino a un certo punto, ma poi è la testimonianza e la pratica. E mio fratello nello spettacolo, mio fratello Rocco, il personaggio, fondamentalmente interpreta quella parte di società che non ha paura di parlare con me, che sono un criminale. E lo fa però con il suo registro, con la sua metrica, senza mai scendere nel mio campo dell'arroganza, dell'essere camorrista, dell'essere presuntuoso, dell'essere violento. Lui lo fa sempre con il sorriso, dicendo: guarda, io ci riuscirò con te a costo anche di fare la barba bianca, perché ricordati che anche un cerino può far accendere una foresta. Purtroppo il mio personaggio questa cosa la capirà alla fine, quando tanti sono stati i discorsi e le cose che nella pratica e nella vita Rocco, suo fratello, ha fatto per Lorenzo, che lui deciderà di dire di no ad un incarico criminale che è quello di uccidere un procuratore della Repubblica. Però questo dire di no gli costerà caro, lo andranno a cercare fino a casa sua e a morire però sarà suo fratello buono, che morirà però sorridendo, perché felice. Dice: guarda, se mi hanno acceso a me, significa che tu hai detto di no, e questa è la cosa che mi fa più piacere, ho raggiunto il mio obiettivo. Guarda, noi proprio ieri abbiamo anche celebrato il 21 marzo, ormai da un po' di anni si celebra anche la giornata proprio per ricordare tutte le vittime di mafia. E oggi in questo spazio stiamo parlando proprio di questi ragazzi che, ecco, hanno trovato anche in Don Claudio un'ancora di salvezza, un esempio credibile, una testimonianza credibile. Tu poi porti in scena anche questa storia, no, di questi due fratelli che possono essere anche un po' due facce della stessa medaglia, di una stessa realtà, hanno lo stesso sangue, eppure uno prende una strada e un altro prende l'altra. Oggi il Papa ha parlato anche a proposito dell'evangelizzazione, della credibilità. Vediamo che dice il Papa e poi lo commentiamo insieme. Una fede che ci trasforma, che trasforma le nostre relazioni, i criteri, i valori che determinano le nostre scelte. La testimonianza, pertanto, non può prescindere dalla coerenza tra ciò che si crede e ciò che si annuncia e ciò che si vive. Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina, un'ideologia, no. Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive, il come credere e il come vivere. Tanti cristiani soltanto dicono di credere ma vivono di un'altra cosa, come se non fossero. E questo è ipocrisia. Il contrario della testimonianza è l'ipocrisia. Ed è l'ipocrisia un po' anche del sistema mafioso. Andiamo subito ad un'altra chicca, ecco, che ti appartiene proprio nel tuo curriculum di attore, ed è la partecipazione proprio in primis come attore nel film Ti mangio il cuore, dove protagonista anche una Elodie inedita, no? Oltre che cantante anche attrice. Vediamo il trailer e poi dopo c'è Rosmi che vuole farti una domanda.
Tu non mi dovresti nemmeno guardare. L'onore di mio fratello santo è stato oltraggiato. La guerra non piace a nessuno. Ma voi lo sapete che cos'è la guerra? Che ne ha una. Poi l'altra. Poi l'altra. E dovevo proteggere io. Questo film ti ha aiutato a comprendere meglio l'animo umano con le sue luci e le sue ombre? Questa, ringraziando il cielo, come dico sempre io, è la grandissima bella notizia di chi recita, cioè per chi fa il mestiere che faccio io, quello di poter attraversare vite che non ci appartengono, almeno certe tipologie di vita, per esempio come quelle dei cattivi, però ci possiamo navigare all'interno, perché il nostro lavoro poi porta ad un'indagine conoscitiva delle vite, della psicologia di quei personaggi, e ci porta a toccare con mano, e certe volte anche in maniera abbastanza destabilizzante, l'oblio che può riguardare la vita di certe persone. E certamente attraversare la vita di la storia, in particolar modo anche di questo film, e la vita di alcuni di questi personaggi fa prendere molta consapevolezza, ma questo fa parte del nostro mestiere, Dino, prendere continuamente consapevolezza. Perdonami, un minuto, vorrei che anche Emanuele ti facesse un'altra domanda. Sì. Secondo te quale potrebbe essere la via di uscita per una società che sa controllare i suoi istinti violenti? Camminare sempre a fianco all'esempio del giusto, ma il giusto però bisogna cercarlo. Mi commuovono queste tue parole, perché credo che siano un commento e una sottolineatura a questo tempo che stiamo vivendo, che è la Quaresima, no? Tu sai bene che la Quaresima è il tempo proprio del cammino, seguendo il giusto, e quindi seguendo la persona giusta, colui che è capace di dare la sua vita per noi. Grazie Dino, grazie, e ci rivediamo dopo la pubblicità. La Chiesa, che è un popolo di Dio immerso nel mondo, è spesso tentato dagli idoli, no? Tanti. Essa sempre ha bisogno di sentir proclamare le opere di Dio. Ciò vuol dire, in una parola, che la Chiesa ha sempre bisogno di essere evangelizzata. Ha bisogno di prendere il Vangelo, pregare e sentire la forza dello Spirito che va cambiando il cuore. Ciò comporta anche la capacità di cambiare i modi di comprendere e vivere la sua presenza evangelizzatrice nella storia, evitando di rifugiarsi nelle zone protette della logica o del si è sempre fatto così. Sono dei rifugi che ammalano la Chiesa. La Chiesa deve andare avanti, deve crescere continuamente, così rimarrà giovane. La Chiesa deve essere una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, che tesse relazioni fraterne e che genera spazi di incontro, mettendo in atto buone pratiche di ospitalità, di accoglienza, di riconoscimento e integrazione dell'altro e dell'alterità. Senza lo Spirito Santo noi soltanto potremo fare pubblicità della Chiesa. Questo rischio di fare della Chiesa una pubblicità, non lo Spirito Santo, quasi uno spot. E invece oggi stiamo respirando con la tua presenza, Don Claudio. Cosa può fare lo Spirito quando davvero tocca un cuore come il tuo, che riesce a comunicare con i giovani? Io vorrei lasciare proprio a Dino la possibilità di farti una domanda. Don Claudio, prima ti sentivo dire che hai bisogno di tempo con i giovani perché
non si è subito riconoscibili come uomo di Dio, perché i ragazzi si portano dietro ciascuno le proprie storie, probabilmente anche tragiche. Nella mia esperienza, ecco, e te la voglio porre, poi rigirare a te questa riflessione che io ho fatto, vedo che quando con certi ragazzi, perché io lavoro spesso con i ragazzi anche che hanno avuto storie difficili, vedo che quando parlo il loro stesso linguaggio e riescono a percepire che abbiamo avuto più o meno anche esperienze in comune che possano aver fatto camminare per certi versi nella melma, è come se loro capissero di più e si mettono subito in empatia con te. Avviene anche con te questa tipologia di situazione? Sì, un incontro per un in o contro, dipende. Non subito magari c'è un'empatia immediata, ci sono ragazzi che arrivano da contesti di vita talmente devastati che non subito c'è questa fiducia, questa empatia. È molto bello quello che diceva Papa Francesco, cioè bisogna a volte uscire anche noi un po' dagli schemi. Per me, per esempio, hai parlato di linguaggio, vuol dire che io non posso utilizzare il linguaggio che ho usato fino ad ora, il linguaggio imparato in seminario. È chiaro che immergersi nella vita di questi ragazzi vuol dire anche cambiare il lessico, cambiare le parole, provare a entrare nel loro linguaggio. C'è un bellissimo episodio, quello di Gesù risorto con Pietro, no? Gesù che chiede a Pietro: mi ami tu? E Pietro risponde: ti voglio bene. Il verbo amare, utilizzato da Gesù, agapao, significa l'amore totale, incondizionato. Invece Pietro replica sempre con l'amore fileo, che vuol dire l'amore amicale, no? Gesù per la seconda volta domanda: mi ami tu? E Pietro risponde: sì, ti voglio bene. E alla terza volta cosa succede? È Gesù che cambia il linguaggio. È lui che dice: mi vuoi bene? E allora Pietro capisce. Allora, a volte, se Gesù ha piegato il linguaggio, insomma, possiamo farlo anche noi. E questo ci permette allora di incontrarci sul terreno comune, che è quello della fragilità, che è quello della sofferenza, ma anche quello del desiderio di venire alla luce. Don Claudio, c'è Giuseppe che vuole farti una domanda. Avvicina il microfono, Giuseppe. Giuseppe, avvicina il microfono. Don Claudio, ci vuoi spiegare con la tua espressione: i ragazzi non sono cattivi? Lui è rimasto incuriosito da questa espressione che ha letto, no? nella tua casa. I ragazzi non sono cattivi. Cosa significa questa espressione? Non esistono ragazzi cattivi. Cioè, la cattiveria non è innata nei ragazzi. Non c'è nessuno che nasce cattivo. Certamente la cattiveria purtroppo è una maschera, è un dispositivo a volte di cui tutti abbiamo un po' bisogno per difenderci, magari per non far capire agli altri le proprie debolezze, ma la cattiveria è qualcosa che uno impara strada facendo, purtroppo non è originariamente dentro di noi. Ecco perché chi educa, chi cerca di avvicinarsi a questi ragazzi, deve sapere questa cosa, quindi deve rintracciare quel bene originario che c'è in ogni ragazzo, perché è da lì che poi si riparte. Il male è una tappa, a volte purtroppo necessaria, ma il male non è l'ultima parola. Quindi bisogna sempre sapere che all'origine c'è il bene, e il bene, in quanto creature amate da Dio, è sempre qualcosa che si può riconoscere, rincontrare, far riemergere. E questo è molto bello, perché vuol dire che non c'è nessun reato, non c'è nessuna azione sbagliata che ci possa impedire di diventare persone migliori. Don Claudio, quello che mi piace di te, ecco, anche i ragazzi ti seguono sulla pagina Instagram, so, ecco, che tu anche partecipi, accompagni i tuoi ragazzi in alcuni concerti, perché fanno parte anche della tua comunità ragazzi che amano molto la musica rap, trap, ecco, questa musica oggi così diffusa tra i ragazzi. Io non so neanche pronunciare i nomi, ma qui i ragazzi sono proprio fan dei tuoi ragazzi. Ecco, vediamo un po' insieme questo video, poi insieme lo commentiamo. I ragazzi ti vogliono fare qualche domanda. Vai, 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 vai
Gianluca vuol farti una domanda. Claudio, come sappiamo, tu spesso accompagni i tuoi giovani ai concerti e l'abbiamo potuto vedere dai video e dalle dirette che fai su Instagram. Vorrei chiederti innanzitutto, secondo te, se la musica può salvare e se c'è valore, diciamo, nei social d'oggi. Qual è il valore che questi hanno al giorno d'oggi? Premesso che io ho 53 anni, quindi entrare nel loro linguaggio trap non è stato semplice per me. Pensate che io prima, come prete, avevo anche questo compito di dirigere il coro del Duomo, quindi mi sono sempre occupato di musica liturgica, no? E in casa, in comunità, invece avevo questi ragazzi che facevano musica trap. Quindi per me all'inizio è stata molto dura. Oggi, devo dire, sono loro che mi invitano ad andare ai loro concerti e io quando riesco ci vado con piacere, perché è segno anche di una riconoscenza loro, ma anche segno di un cammino che si è fatto insieme. Certo, quelli che avete visto li avete scovati bene, sono i rapper più inquietanti della scena italiana in questo momento, è l'incubo di tanti genitori, però io non demonizzo loro e non demonizzo la loro musica, perché questi ragazzi ci offrono uno spaccato di vita reale che noi adulti facciamo un po' fatica a guardare, ma che pure esiste. E quindi io, attraverso le loro canzoni, attraverso l'incontro con questi ragazzi, ho potuto constatare, guardare un mondo che a me era sconosciuto. Il mondo, per esempio, delle seconde e terze generazioni, il mondo delle case popolari, il mondo di ragazzi molto poveri che ancora ci sono nelle grandi metropoli come Milano. Quindi devo dire, mi hanno aperto gli occhi e ho scoperto come il Vangelo sia ancora più reale visto da qui. E allora, ecco, i social, anche lì mi sono fatto il profilo Instagram 2 anni fa durante il lockdown, un po' grazie all'aiuto dei miei ragazzi, per entrare ancora più in dialogo con loro. E sono rimasto sorpreso perché, come sempre, uno strumento devi capire come utilizzarlo. Se lo utilizzi male, certo che può essere dannoso. Se lo utilizzi bene, invece, può essere davvero un modo nuovo, innovativo per conoscersi, per avere un dialogo. E devo dirti la verità che questi ragazzi ormai da tutta Italia mi scrivono, mi vogliono incontrare, vengono qua in comunità a incontrarmi, vado io nelle loro scuole. Insomma, è un dialogo molto fitto grazie all'uso di questo social. Io non credo che poi i social possano sostituire i rapporti umani veri, certo, carnali, diciamo così, però non c'è dubbio che questo possa essere anche un vantaggio, quello di poter aiutare una comunicazione che sia anche comunione. Don Claudio, abbiamo un minuto, ma una domanda te la voglio fare, alla quale proprio ci tengo tanto. Ecco, non ti nascondo l'invidia che provo anche nei tuoi confronti di questa capacità che tu hai avuto e hai di entrare proprio nella vita e nella musica dei ragazzi. In questa esperienza, che messaggio tu riesci a tirare fuori dalla musica proprio di questi ragazzi? Qual è il grido più urgente che emerge dalla musica e le parole di questi ragazzi? A volte un po' la violenza che certi testi purtroppo portano con sé è anche un grido d'aiuto, è anche un'invocazione d'aiuto, è un cercare di essere visti da un mondo adulto che appare loro molto lontano, assente. È una denuncia anche sociale contro lo Stato che magari li ignora completamente in certi quartieri molto poveri. Quindi diciamo, così vanno ascoltati, con quell'inquietudine che però tante volte Papa Francesco ci ha ricordato è anche sana, perché l'emergenza non è una parola brutta, è un modo per aiutarti a capire ciò che viene fuori, ciò che viene alla luce. E allora certe canzoni, in effetti difficili da ascoltare, però ti sbattono in faccia la realtà, e la realtà a volte è la migliore maestra della vita, così almeno ci ha insegnato Gesù. Grazie, grazie Don Claudio. Do spazio alla pubblicità e subito dopo i nostri saluti. E siamo ritornati ancora qui.
dagli studi di Padre Pio TV, San Giovanni Rotondo, rigorosamente in diretta, insieme con Dino La Cecilia e i nostri ragazzi che ormai davvero coronano con la loro presenza spesso anche questo spazio, questo programma. E stiamo dialogando con Don Claudio Burgio che lavora con i giovani nel Cesare Beccaria, che sarebbe il carcere di Milano. Ecco, Don Claudio, io a proposito proprio di questo tuo spazio con i giovani, questa tua evangelizzazione con i giovani, così come dice il Papa, a volte per noi che lavoriamo con i giovani non sempre si hanno i successi. Tu, ecco, metti insieme l'educazione e la fede, ed è una mistura particolare questa di educazione e fede. Però non sempre si hanno i successi, soprattutto nel campo pastorale, ma tante volte si vivono i fallimenti. Ecco, io da sacerdote chiedo a te, tu come vivi i fallimenti? Perché sicuramente li vivi anche con alcuni ragazzi che magari non sempre rispondono alle tue aspettative. Beh, il fallimento, al di là del fatto che non mi piace come parola, nel senso che come non esistono i successi, così non esistono neanche i fallimenti. Cioè esistono le esperienze della vita, alcune belle, alcune che ti fanno soffrire, però ogni fallimento, ogni storia anche di non riuscita ha sempre un senso, ha sempre un significato. E quindi anche i momenti più dolorosi, anche qualche vicenda indubbiamente mi ha scosso in questi anni, però è sempre stata un'esperienza di grazia, perché ti permette di guardare oltre, di conoscerti di più, di conoscere meglio il Vangelo, per cui non ritengo che ci siano fallimenti. Il fallimento non lo possiamo nemmeno giudicare noi poi, quindi io ritengo che tanti miei ragazzi che sbagliano e magari continuano a sbagliare, però sono sempre persone in cammino. Mi piace quello che ha detto il nostro amico, no? Cammina, perché la strada è andando avanti nella strada che capisci e scopri il cammino, per cui è quello che Gesù ha fatto con i discepoli di Emmaus in tante situazioni della vita, negli incontri che ha fatto camminando, appunto. Sì, e intanto ecco, voglio proprio prendere spunto da queste tue parole, no? Il camminare. La parola fallimento magari potrebbe sembrare più a quella pietra che Gesù domenica prossima sarà capace di far rotolare e tirar fuori da quel sepolcro puzzolente l'amico Lazzaro e lo invita a liberarlo dalle bende. Infatti domenica prossima, quinta domenica di Quaresima, ascolteremo questo brano del Vangelo di Giovanni in cui il protagonista è proprio Gesù che ridona la vita al suo amico Lazzaro. Ed è ancora una domanda e un invito di Gesù, questa volta che fa a Marta, la sorella di Lazzaro: tu credi? Ecco, quando ti poni di fronte ai tuoi ragazzi, la prima domanda che tu fai è quella se loro credono in Gesù Cristo o credono magari nella vita. Beh, innanzitutto Lazzaro da quella tomba esce ancora con le bende alle mani e ai piedi. Come dire, esce ancora impacciato, non si cambia subito. Però è importante assecondare quel grido, Lazzaro vieni fuori. Ecco, la prima cosa che dico ai miei ragazzi è dai, vieni fuori da questa cella, come stai? Non hai voglia, non hai desiderio di uscire, di diventare una persona libera? Ecco, quindi il mio non è un annuncio subito esplicito, non è una domanda a bruciapelo, credi? Ma è una domanda, è un invito più che altro a questo uscire, allo scoperto, a ritrovare la vita, anche quando questo comporta un cammino ancora un po' impacciato, un po' barcollante, no? Come quello di Lazzaro che esce dalla tomba. Però è molto importante soprattutto ripartire da quel grido, Lazzaro vieni fuori, e al posto del nome Lazzaro io potrei mettere Don Claudio vieni fuori, Daniele vieni fuori, Giuseppe vieni fuori, tanti nomi di tanti ragazzi che incontro. Grazie, grazie, grazie infinite Don Claudio, e ti lasciamo ai tuoi impegni. So, ecco, che hai dovuto lasciare un tuo impegno per essere qui presente con noi e Dio te ne darà merito anche di questo spazio. Grazie, grazie infinite. Grazie a voi. Grazie. Ciao Don Claudio. E approfitto, ciao, ciao. Sì, e approfitto anche per ringraziare te, Dino,
tanti auguri, tanta benedizione, tanta soddisfazione davvero nel talento che tu hai di portare, ecco, la parola in un modo così laico, ma anche impregnata di tanta fede e di tanta competenza e simpatia, così come tu ce l'hai. Mi piacerebbe di continuare umilmente a poter essere la matita di Dio. Bellissima questa espressione che prendi da Madre Teresa, immagino. Certo. E poi grazie a te, Gianluca, Giuseppe, Suami, Emanuele e Rosmi. Grazie di cuore per essere stati qui con noi e vi lascio a Dario Reda e la parola ai giovani. A tutti quanti voi ci vediamo mercoledì prossimo, ancora con la parola a Francesco ai giovani. Ciao ragazzi! In un brano come quello di oggi, La Resurrezione di Lazzaro, quinta domenica di Quaresima, penso che l'unica cosa che si debba fare sia contemplarlo, meditarlo e pregarlo in silenzio, non potendoci non commuovere, davanti al brano che esprime più di tutti gli altri l'umanità di Gesù. Ogni parola sarebbe superflua. È davvero il brano più sconcertante di tutti i Vangeli. Io non posso non leggerlo fino alle lacrime. Però qualche punto mi sento di lasciartelo per avvicinarci, ormai ci siamo, alla Pasqua. Il tutto si ambienta a Betania, posto familiare per Gesù. Si recava spesso lì, dove c'era un calore diverso, quando aveva bisogno di lasciarsi andare, di fare un sospiro di sollievo, di sentirsi a casa, di sentirsi accolto e abbracciato da amici. Marta, Maria e Lazzaro, ecco i protagonisti del brano di oggi. Gesù viene avvisato che il suo amico, colui che tu ami, che definizione meravigliosa, è malato. E visto che aveva già fatto risorgere persone in altri episodi, mi ricordo la vedova di Nain, la figlia di Gairo, la guarigione del lebbroso, ed era avvenuto subito, nell'immediato, ci aspettiamo che per un amico faccia ancora di più, corra subito a salvarlo. E invece fa qualcosa che secondo la nostra mente, secondo la nostra concezione di amicizia, è disumano. Aspetta 2 giorni, che per una persona malata sono un'eternità. Può far la differenza tra guarire e morire. E Gesù dice una cosa straordinaria. Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. Penso che, ed è il primo punto, ci sia una guarigione più alta rispetto al guarire dalla malattia. Una guarigione più alta che sia l'accogliere la malattia, che sia l'accogliere la morte come una gloria di Dio. Questa malattia non è contro di Lazzaro, è per Lazzaro. La morte fisica di Lazzaro non è contro di lui, è per lui. Cavolo se questa è una guarigione. E poi dopo 2 giorni arriva a Betania. Le prime a corrergli incontro sono ovviamente Marta e Maria, le 2 sorelle, ed entrambe, ma soprattutto Marta, gli rinfacciano il ritardo, omissione di soccorso. Sono sconvolte. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Marta mi ricorda tanto me e tanti cristiani con cui sto, con cui condivido del tempo. Gesù le dice, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà, come dire, sì, l'ho studiato a catechismo, sì dai, risorgerà, come dicono tanti preti, come dicono tanti credenti, sì, so più o meno la risurrezione avverrà quando morirò, va bene, ma a me interessa ora, so che risorgerà, è quella speranza flebile, quasi tradita, quasi non più nemmeno speranzosa, so che risorgerà,
Boh, dai, va bene, me l'hanno detto, io lo ripeto a memoria. Gesù arriva a gamba tesa, arriva in maniera prorompente nella vita di Marta e in quella di tutti noi. Io sono la risurrezione e la vita. Non io sarò la risurrezione, io lo farò risorgere. Io sono la risurrezione e la vita. Prima la risurrezione e poi la vita. È bello che questo brano arrivi nel passaggio tra l'inverno e la primavera, perché è proprio a questo a cui siamo chiamati. Passare dall'inverno freddo ai primi germogli di primavera. Guardare gli alberi fuori che già stanno mettendo le prime gemme, i primi fiori. Quella è risurrezione, quello è Lazzaro, quella è la pietra che è stata tolta, quello è il lasciare andare, quello è il venir fuori. Che bella primavera a cui siamo chiamati tutti noi, che bella primavera a cui Lazzaro è arrivato e anch'io, da amato da Dio, sono chiamato. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Buona domenica. Buon cammino verso questa Pasqua di risurrezione, che è primavera, che è venir fuori, che è togliere la pietra. Grazie, Signore, per le tue lacrime io risorgo.